In occasione del 50° anniversario della scomparsa di Gino Morici, pittore e decoratore palermitano, lunedì sera al Palazzo delle Ex Poste Centrali è stata presentata l'opera di Alessandro Becchina, che raffigura un hidalgo con asta e candela. Il concetto di hidalgo ha la sua origine in Spagna e Portogallo ed è sinonimo di nobile, sebbene colloquialmente si utilizzi il termine per riferirsi alla nobiltà non titolata. L'opera è stata realizzata su commissione della Fondazione Sicana dal presidente Giuseppe Di Forti nelle officine Comart di Sambuca di Sicilia. L'artista che ha affrescato il Palazzo delle Poste, ex Poste Centrali, dove ci troviamo, e quindi ci è sembrato anche doveroso ricordarlo, segnandone diciamo, la presenza anche a Caltanissetta con questa opera realizzata contemporanea, realizzata da Alex Becchina, e rappresentando il personaggio che è ispirato per tutta la vita a Gino Morici, cioè l'Hidalgo. E quindi scopriremo questo Hidalgo, in questo caso è un'opera scultorea veramente meritevole di essere vista. L'Hidalgo non è altro che un personaggio fantasioso, però quasi autobiografico. E nel Gino Morici, che rappresentò l'Hidalgo sia in pittura, sia in parecchi disegni e anche molte acqueforti, rivedeva appunto questo personaggio in vari ruoli. Infatti c'è l'Hidalgo poeta, l'Hidalgo medico, l'Hidalgo artista, l'Hidalgo musicista e di volta in volta appunto lui creava questo personaggio, ripeto, personaggio quasi meccanico, dove gli arti, il corpo, non era altro che un assemblaggio di elementi meccanici, dalle ruote dentate, alle leve, alle molle, uniti tutti da viti e bulloni.